Sono convintissimo che almeno una volta nella vita anche voi avete fatto follow for follow, chiamato anche il clitto ricambi su YouTube. Penso che se hai aperto questo video saprai in cosa consiste, ovvero quando tu vai a seguire una persona oppure quando una persona segue te, tu ricambi il seguito. Ovvero anche tu vai a seguire la persona che ti segue praticamente. Spiegata in breve. Oggi andremo a discutere di questo perché è una cosa che facevo un più tempo fa e vi andrò a spiegare perché non dovrete mai fare iscritto ricambi. One night a week my mom likes to cook me supper. I'm just a regular. Ma prima di iniziare questo video volevo ringraziare Crossover Boy che ha fatto la recensione del mio canale sul suo. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, però è successa, quindi per ringraziarlo appunto lascio il suo video qua nelle info oppure in descrizione, dopo vedo. Comunque, ritornando sull'argomento degli iscritti ricambi, come voi saprete, o almeno alcuni di voi sapranno, faccio YouTube dal 2018, non dal 2020, questo è il mio terzo canale. Quindi di esperienza ne ho avuta, ne ho viste molte su YouTube, quindi penso di poterne parlare abbastanza. Poi sull'argomento iscritto ricambi, che appunto 3-4 anni fa andava proprio, tutti lo facevano, nei commenti dei video, anche quelli con poche views, anche se facevi 20 visualizzazioni in un video, c'era anche una o due persone che ti chiedeva iscritto ricambio. Adesso, come vedete, per fortuna questa gente non c'è più. E ora andremo a vedere il motivo, perché non è così difficile da capire, ma in molti comunque continuano a fare follow for follow. Ma preferisco chiamarlo iscritto ricambi perché penso di sbagliare la pronuncia quando dico follow for follow, anche se in realtà si dice così. Vabbè, iscritto ricambi, ok, che è più facile. Allora, dato che non lo faccio da un po' di tempo, vi andrò a spiegare io come lo facevo una volta. Andavi su YouTube quando volevi, cercavi diretta iscritto ricambi, live iscritto ricambi, e trovavi delle persone che giocavano a videogiochi, e nella chat della loro diretta appunto c'era gente che faceva iscritto ricambi e si iscriveva ai canali delle altre persone. E anche a queste dirette spesso avevano anche 40 o 50 spettatori, 40 o 50 spect, tutti a fare iscritto ricambio. Quindi per questo vi dico che non è una cosa da poco, perché lì se ci riuscivi potevi portarti a casa anche 30 o più iscritti in circa un'oretta. E ora dirai, vabbè, ok, è una figata, faccio tanti follower in poco tempo senza nemmeno impegnarmi, che effettivamente è così. Ma lo svantaggio qual è? Lo svantaggio è che tu avrai moltissimi iscritti, farai pochissime views e nessuno ti cagherà quando caricherai qualcosa, intendo su YouTube. Però poi puoi anche basarti su altri social, tanto è sempre così, non è che cambia qualcosa. Per dire, su Instagram è la stessa identica cosa, ma c'è meno gente che lo fa, perché su Instagram è più facile fare follower rispetto che a YouTube. Su TikTok invece non ha proprio senso, perché lì i follower cadono dal cielo, quindi fare iscritto ricambi, follower for follow, sarebbe veramente da stupidi. Io prima di Minette avevo altri due canali, entrambi hanno 200 iscritti, almeno quando li ho chiusi ne avevano intorno ai 200, adesso probabilmente saranno diminuiti drasticamente. E di quei 200 iscritti, onestamente, forse me ne sarò fatti 50, non penso di più. Tutto il resto sono di iscritto ricambi. È per questo che poi io facevo magari 20-30 visualizzazioni a video, se andava bene, con 200 iscritti. Io qua con 200 iscritti, quando eravamo a dicembre, ovvero nel periodo di punta di YouTube, facevo anche 200 views a video. Cioè, rendiamoci conto della differenza. Però diciamo che sono anche periodi di tempo diversi, perché 200 iscritti d'estate, che la gente va fuori, sta con gli amici e tutto, invece che 200 iscritti magari a dicembre, in cui le persone ricevono regali magari come nuovi dispositivi, o comunque eravamo anche in quarantena, mi sembra, quindi la gente era a casa, aveva i dispositivi nuovi, non aveva niente da fare, è chiaro che stava sui social. E lì ho fatto il boom, facevo anche 10 iscritti al giorno, ogni giorno, anche per una settimana 70 iscritti. Ora 70 iscritti non me li vedo nemmeno in un mese. Infatti raga, nel mese di maggio ho deciso che caricherò solamente un video a settimana, quindi solamente il video che vedrete sabato sera. E tra l'altro stavo anche pensando di spostare a domenica alle 12, come il precedente video del desk setup, perché vedo che comunque è andato molto bene, pur essendo in un orario in cui la gente di solito va a mangiare o comunque fa pausa. Ma forse è una delle cose migliori, perché metti caso che una persona lavora, magari fa pausa pranzo di solito intorno alle 12, vede la notifica e va a guardarsi il video. Quindi forse non è nemmeno poi così male. Però del resto sabato sera potrebbe starci lo stesso, perché di solito la gente la sera è sempre lì su internet. Magari poi sì, c'è chi esce, però prima o poi anche loro devono tornare a casa, e quando tornano a casa che fanno? Stanno un po' al telefono, magari quei 10 minuti prima di andare a dormire, che poi diventa mezz'ora, un'ora, due ore. Quindi comunque l'orario di uscita dei video influenza molto, e può anche aiutarti a fare più iscritti, assolutamente. Ho aperto una parentesi pazzesca che non c'entrava niente con il video, andiamo avanti. E io praticamente facevo pochissime visualizzazioni, mi lamentavo anche che non le facevo, a parte la qualità dei video che era altamente discutibile, e anche a parte il fatto che avevo 11 anni. Però diciamo che è sempre bello, no, vedi tutti i bambini piccolini lì che adesso vanno lì, fanno sport, escono con gli amichetti magari a prendere il gelato, passano tempo a fare dirette, robe varie, di solito giocano ai videogiochi. E invece poi c'ero io lì da piccolino
perché facevo lo youtuber. Quanto è figa sta roba. Vabbè, quindi a meno che voi non vogliate avere magari anche migliaia di iscritti, ma fare pochissime visualizzazioni, quindi comunque fallirete dentro. Saprete solamente voi quello che farete, gli altri non gliene fregherà niente di quello che farete voi, perché appunto nemmeno vi conoscono. Ed è un grandissimo svantaggio, anche perché crescere su YouTube non è poi così difficile. Adesso in questo momento siamo il 15 maggio 2020, sì, 2021. Io ho 696 iscritti, tra 4 iscritti arrivo ai 700. Mi mancano 1000 ore per attivare la monetizzazione. E se tutto va bene, se quest'estate riuscirò a tornare a caricare video con costanza, forse per settembre, entro l'inizio della scuola, riuscirò ad attivare la monetizzazione. Raga, io ci spero veramente tantissimo. Cioè, pensate che figata guadagnare dai video che, vabbè, continuo a distrarmi con robe che non c'entrano niente. E l'ultimo punto per il quale non vi conviene assolutamente fare iscritto ricambio è il tempo che ci andrete a perdere. Perché sì, raga, è una perdita. Voi, ok, che farete magari 30 iscritti in un'ora, ma voglio vedere se il giorno dopo lo rifarete. Voglio vedere se ogni giorno avete un'ora da dedicare e se ogni giorno ci saranno comunque queste dirette. Perché anni fa vi avrei sicuramente detto di sì, ma adesso ci avrei i miei dubbi. Quindi bisogna vedere anche questo. Soprattutto se le persone hanno magari dalla mia età in su, quindi dai 14 anni in su, se la scuola inizierà un po' il cazzo, e magari ogni tanto si vuole anche uscire, perché giustamente non si può sempre stare a montare video. Quindi tra scuola, video, compiti, scuola, video, compiti e tempo libero, perché anche quello dovrebbe esistere in teoria, io penso che col poco tempo che vi rimane non vi conviene assolutamente investirlo così. Piuttosto investitelo magari guardando dei video che vi spiegano come migliorare voi stessi, magari per cercare di fare più iscritti. Questo sarebbe tempo ben investito, ma non cercare di fare più iscritti non capendo niente, perché questo non ha senso. Mettetevelo in testa. Quindi ragazzi, vi ringrazio veramente tantissimo per aver visto questo video. Come al solito vi ricordo di lasciare un pollice in su, un'iscrizione al canale con la campanellina attiva per non perdere nessuna notifica. Se lo fate siete dei grandi, vi mando un grande saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.